Buon giovedì sera a tutte le nostre telespettatrici e ai nostri telespettatori, puntualissimi come ormai da 6 mesi a questa parte. Anche oggi, giovedì 22 aprile 2021, entriamo nelle vostre case con la puntata numero 23 di Insieme a Canestro. Un caloroso bentrovato a chi ci sta seguendo attraverso il digitale terrestre, canale 633, ma anche chi è connesso su Facebook, YouTube e il nostro sito internet per seguire le vicende della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Purtroppo un altro fine settimana da dimenticare dopo la brutta sconfitta di Trieste contro una Allianz che veniva da 4 sconfitte consecutive, acuita dal forfè di Tyler Kane, che si somma a quello già che conoscevamo di Carlos Delfino. Certo che regalare 2 quinti del quintetto titolare non se lo possono permettere nemmeno i Los Angeles Lakers, figurarsi la Victoria Libertas. Proprio per parlare delle prestazioni della squadra biancorossa, questa sera in studio abbiamo Elio Giuliani, finalmente tra noi, responsabile della comunicazione VL. Grazie Elio di aver raccolto il nostro Grazie, invito. grazie a voi dell'invito, non ho capito perché mi avete invitato dopo una sconfitta. Perché è toccato a tanti Un ultimamente motivo ci sarà. commentare la sconfitta. E abbiamo Lucio Zanca, indimenticato ex Lo puoi dire, dirigenze della questo è VL. sicuro. Indimenticato. Appunto. Infatti non ho capito perché mi hai invitato. Va bene, dai. Grazie Lucio di Grazie, essere grazie a con voi, noi. no, sono molto contento. Mentre nell'ultima parte della trasmissione, nel cosiddetto spazio vintage, ospiteremo in collegamento da Verona Alessandro Boni, un altro campione biancorosso che ha vestito la nostra gloriosa canotta. Ricordiamo che Rossini TV è visibile in tutta la Regione Marche, in streaming Facebook, abbiamo il solito numero di WhatsApp che ormai conoscete a memoria. 346-367-3780 e ricordiamo la penultima puntata in cui avete possibilità di inviare commenti e video per partecipare al concorso VL Fan Engagement, oppure vinci la maglietta e la VL Card. E ovviamente nell'ultima puntata sveleremo il vincitore a cui andrà in premio la canotta firmata da tutti i giocatori del roster e appunto la VL Card. Per la puntata scorsa, la numero 22 del 15 aprile, abbiamo scelto Maria Chiara che ci ha scritto un bellissimo messaggio. Ciao, siamo tifosi pesaresi, ma viviamo alla Spezia. E come ogni giovedì sera, non aspettiamo altro che seguire la vostra bellissima trasmissione. Ogni puntata possiamo immergerci direttamente nel momento che sta vivendo la squadra e ricordare anche tutti i momenti più significativi del passato, come quelli raccontati stasera da Giorgio Secondini con lo spareggio salvezza di Milano. Aspettando di poter nuovamente tifare alla Vitrifigo Arena, continuiamo intanto a farlo insieme a voi. Grazie Maria Chiara. Poi abbiamo Luigi, grande Giorgio Secondini, il coach del super spareggio di Mestre. Che bello ricordare questi momenti che hanno fatto la storia della nostra società. Grazie Rossini TV e sempre viva la Victoria Libertas. E infine Mauro, complimenti a Rossini TV che con questo programma ogni giovedì sera ci tiene incollati davanti al televisore, scoprendo sempre più particolari su chi indossa la maglia biancorossa. Forza VL, sempre un saluto Mauro, appunto. Quindi siamo veramente sul rush finale, poi alla puntata numero 25 sveleremo chi avrà conquistato questi bellissimi premi messi in palio dalla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Elio Giuliani, cominciamo con te, responsabile della comunicazione da quando eri un ragazzino, adesso lo sei ancora, però sono 34 anni che bazzichi il mondo VL. Esattamente, avevo 26 anni quando ho ricevuto la chiamata da parte di Sergio Scariolo che mi ha presentato alla famiglia Scavolini, che in effetti già mi conosceva, avendo iniziato io a 16 anni invece l'attività di giornalista barra cronista per le emittenti private pesaresi. Da lì è iniziata la mia grande, affascinante avventure, di questo rimarrò sempre grato a Sergio Scariolo e alla famiglia Scavolini. Ecco, dobbiamo svelare un segreto. Adesso qui cominciano
le informazioni. Elio Giuliani ha partecipato a quasi tutte le puntate di Insieme a Canestro. Sì. Era behind the scene, esatto, come direbbero gli americani. Esatto. Era dietro le quinte. Di la verità, non vedevi l'ora di bucare il teleschermo? Non vedevo l'ora. Come sai, io sono uno che preferisce non stare dietro le quinte, ma apparire, ecco, io sempre sul palcoscenico protagonista. Io credo in 34 anni di VL, credo di aver rilasciato 3 interviste ed è la prima volta che partecipo ad una trasmissione televisiva. Ecco, anche perché tu sei un uomo di radio. Sì, ecco, e quindi non penso che sopporti bene la canzone che va in sovraimpressione adesso. Per avertelo ricordato. Grazie per avermelo mi hai proprio lanciato l'assist, non vedevo l'ora. Assolutamente, volevo dire che sono abituato a fare le domande, io come tu sai, più sì, che a subirle. Esatto. Quindi fai il buono e procediamo. E procediamo. Un altro segreto devo raccontare, questo è più personale. Per un'estate, lui non si ricorda neanche l'anno e non me lo ricordo neanche io, Elio fu il mio datore di lavoro. Ah, vedi. Non te lo ricordavi? Ecco perché sei cresciuto così bene. Andavo a leggere i quotidiani in tedesco e in inglese e in francese per i turisti che andavano poi col megafono in spiaggia, te lo ricordi? Adesso sì. Adesso. E poi su Radio Città in diretta alle 7 del mattino, una roba simile. Il bello è che in quell'epoca lì arrivavano i giornali del giorno prima, quindi non eravamo mai sul pezzo. Eravamo leggermente sfalsati. Esatto. Potremmo fare interviste in tedesco. Eppure, un po' me lo so dimenticato però. Il tempo passa anche per te. Allora, leggevo nelle tue interviste, il primo comunicato stampa lo scrivesti il 2 settembre dell'87. Esattamente, armato di una macchina da scrivere Olivetti. Sì. Come mi piace raccontare, sembra la preistoria, ma siamo solo nell'anno 80, nella stagione 88-89, l'anno del primo scudetto della VL, fra l'altro mi ritengo molto fortunato da questo punto di vista, perché io venivo dall'ufficio stampa della Vispesaro Calcio, chiamato dall'allora presidente pro tempore il sindaco Giorgio Tornati, e in quella stagione fu una promozione dalla C2 alla C1. Poi, come dicevo, la chiamata di Sergio Scariolo alla Scavolini, e il primo anno fu l'anno del primo scudetto, quindi da questo punto di vista così. Mi ritengo molto fortunato, serve anche, la fortuna è fondamentale. Il primo quindi due promozioni, una promozione, sì, uno scudetto. Cos'era la vis di Nicoletti? Esattamente. Quella di Napoli. Esattamente. Dopodiché, dicevo, il comunicato, sì, nella sede di Baia Flaminia, all'epoca eravamo solamente in 3, fisicamente con una scrivania in sede, Massimo Cosmelli, il sottoscritto, e Marilena Battisti, la nostra storica e amata segretaria. Sì. E il comunicato si scriveva con la macchina, si imbustava e si trasportava in bicicletta alle varie redazioni. Che lo fai anche adesso? Quasi, sì. Tu vai sempre in giro in bicicletta. Vista, sì. La tecnologia ci aiuta, per altri aspetti un po' mi turba, devo dire la verità, però da questo punto di vista... No, sto scherzando, arrivano io i comunicati anche via email, quindi lo posso confermare. Io anche. Però la passione VL coincide con il 1971, quando la prima volta tuo nonno ti portò sugli spalti del vecchio hangar. Esattamente, non proprio sugli spalti, ma dietro il canestro lato Viale dei Partigiani, perché con il nonno si andava a fare il primo e il secondo tempo, il nonno era impossibilitato a seguire tutta la partita per intero, per cui si andava nell'intervallo. Lì ho iniziato, poi da giovane cronista nel dicembre del 1977 con la collaborazione con la prima delle mie 4 radio, Radio Città 1, indimenticata e indimenticabile, e da lì è iniziata questa cosa, sì, per cui sono ancora qua purtroppo, o per fortuna per me, purtroppo per altri, non lo so. Senti, snocciola i numeri, quanti allenatori hai visto, hai sopportato? Quanti presidenti, quanti general manager, uno ce l'hai anche qui accanto. E mi fa molto piacere, sì, essere ospite, sì, di questa trasmissione proprio con Lucio, al quale mi lega una profonda amicizia. E oddio, adesso... Tra l'altro, ci accomuna questa cosa di Sergio. Adesso che ci penso, perché a me manca la stessa storia, più o meno. Ah, vedi allora. Similissima. Ecco, benissimo. Ecco, questo passaggio. Sì, questo è il pranzo che abbiamo organizzato io e il dottor Benelli per i miei 31 anni alla VL, per i 30 anni del dottor Benelli alla VL, con il grande Walter Scavolini, con gli altrettanto grandi
Valerio Bianchini e Sergio Scariolo. I due scudettari. In linea di massima direi, Marco, circa 25 allenatori, più o meno 5 presidenti, decine e decine di giocatori, tantissimi dirigenti, con tutti mantengo un ottimo rapporto, soprattutto, lo dico sempre, lo sottolineo ed è inevitabile, con il gruppo degli italiani degli scudetti, quindi Ario, con il quale collaboro sì. ancora, Walter pure, magnifico, Zampolini, grazie. E gracias, esatto. E, hai dei bellissimi ricordi, hai citato gli scudetti chiaramente, ma eri presente al McDonald's Open. Assolutamente. Dove sì. ti vediamo con Giulio Sirving, Larry Bird, quindi sì, così, hai so. Fatto sì. delle. Chi è quell'altro signore lì? Pierpaolo Rivalta, il collega della RAI. Sì, 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 sì. giusto. Sì. Irving sì, ha chiesto di essere fotografato con me. Dice, non potevi quando, esimerti. No, dice chissà quando mi ricapiterà, allora beh, gentilmente mi sono concesso. Sì, ecco, questa è una fotografia molto particolare. Julius Irving, Larry Bird. Si è messo in posa. Esattamente, lui si è messo in posa vedendomi lì. No, al contrario, anzi è piuttosto arrabbiato nel vedermi, perché lui non rilasciava autografi, non faceva fotografie con alcuno. E allora ho chiesto all'amico Enrico Manna, presente ovviamente sul posto, ho detto guarda, io mi sistemo qui, quando Larry Bird torna si, dai gira. Tiri, si gira e torna dai tiri in corsa, se gentilmente mi fa la foto, era l'unica possibilità di avere una foto. Sì. con uno dei miei miti NBA, forse sì, il numero uno. È come qualcuno che non rilasciava quei autografi senza fare nomi. Non facciamo non nomi, facciamo, lo sappiamo cognomi. Io e te. Quale stratagemma utilizzava? Esatto, esatto. E, lo definisti comunque il momento più indigesto della tua carriera? Assolutamente sì. A chi mi chiede qual è sì. stato il momento più basso di questa mia carriera all'AVL, e qualcuno può pensare la monetina di Meneghin, altri pensano al pugno di McLeod, invece no, assolutamente no. Quello che mi rimane tuttora indigesto e sì. che mi fa passare notti insonni è stato l'insuccesso contro New York, assolutamente. Ma... con quella vittoria che era veramente a portata di mano, noi saremmo passati assolutamente alla storia. Vi immaginate Pesaro, 90.000 abitanti, che batte New York? Ma è vero poi che hai incontrato Stu Jackson, il coach di New York, in discoteca? Assolutamente no, io in discoteca non andavo, non so ballare, contrariamente a mia moglie e a mia figlia, io quindi... Che disse che se avesse perso non sarebbe potuto tornare a casa. Non lo so, ma ci credo. Ci credi? Invece noi orgogliosamente siamo sì. tornati, nonostante tutto, a casa ben felici di quello che avevamo fatto. Allora, Elio, non tutti avranno letto la tua bella intervista sul Carlino in cui l'anno scorso ti confessasti a Elisabetta Ferri. La ripassiamo in una carrellata veloce. Il giocatore più strano? Pisello Daniels. Non so, sì. poi magari non coincide. Perché coincide. Beh no, ditemi perché avete le fotografie, non vorrei sbagliare. No, ma è la regia pronta a metterle in onda. Ah, bene, bene, bene. Assolutamente un personaggio straordinario da tutti i punti di vista, soprattutto per la sua pazzia. E quello che non hai mai sopportato, che proprio ti stava sulle scatole. Todd Day, da non confondere ovviamente con Darren Day, questo è Todd Day, uno giocatore che ritengo sia venuto veramente in Italia e a Pesaro purtroppo a rubare l'ultimo stipendio. Chi non hai mai dimenticato? Oddio, adesso mi rimane difficile, se mi fate vedere la foto poi magari mi viene in mente. Allora, Elisabetta Ferri dicesti Greg Ballard? Greg Ballard, assolutamente, sì. Greg Ballard con il quale... abbiamo trascorso delle sì. bellissime, eccolo qua, giornate con mia moglie, con sua moglie, poi purtroppo le varie vicissitudini e poi la morte improvvisa, un grande dolore. E anche Yann Bonato. Anche Yann Bonato, esattamente. È vero? Un respinto un po' da tutti. Perché io non me lo ricordo, francamente. Ecco, sì, sì. Venne qui sì. come un grandissimo acquisto, uno dei più grandi giocatori francesi, anzi qualcuno non credeva che mai Bonato potesse venire a giocare in Italia e a Pesaro, come il collega e amico Luciano Murge, invece venne qui, purtroppo non ebbe fortuna, tutt'altro, però fu un periodo, così ripeto, particolarmente bello perché ci frequentammo. Sì. Senti, ma all'epoca era più famoso Norm Nixon o la moglie Debbie Allen? Lo ricordiamo, la docente di danza di Saranno Famosi.
Direi entrambi. Entrambi. Lui un grandissimo giocatore, lei una grandissima... Spaccava lo schermo lei. Assolutamente. Spaccava più lo schermo di la verità Miss America, compagna di Farmer, devo dire la verità. E allora, in 31 anni non ti sono mai mancati i problemi con gli arbitri. Oggigiorno, lo possiamo dire, ti assiepi nella tribuna K, mi sembra, non mi sì, ricordo sì, adesso il posto, esattamente, il posto più alto pur di stare retro, lontano retro e urlare dal primo al quarantesimo minuto. Beh, no, se, urlo, ti fanno se ti fanno arrabbiare. Ecco, sì, urlo se c'è la necessità di urlare, e questo succede tutte le domeniche. Tutte le domeniche, esatto. Evidentemente sì. C'è qualcosa che non va. Però ti hanno squalificato una volta sola. Una volta sola, questa è un po' la mia spina, devo dire la verità. Perché chi mi conosce non sono certo. No, chi lo conosce, adesso si camuffa, non riesce a camuffarsi perché... Non essendo nessuno alla vitrifrigo, vi assicuro, si sente solo Elio Giuliani. Esattamente. Però ti giro la domanda, nel senso che non mi voglio giustificare, non dovrei farlo, però questa è la grande passione adesso, certo. Indipendentemente dalla professione, c'è l'amore per questa società, questo è indiscutibile. Quindi mi sento ancora il vecchio caro tifoso che da ragazzino andava al Palazzetto dello Sport a vedere... le partite ai tempi di Vitro, di Duranti, di Fiorito e di Martolini. Adesso ce ne sono degli altri, non credo purtroppo altrettanto preparati come quelli che io ho citato, di tanto in tanto dico loro qualcosa, però dico anche che se è vero come è vero che in 33 anni una volta solo sono stato squalificato, sì. Tra l'altro in campo neutro a Imola in una partita stranissima, evidentemente è perché le cose... bisogna valutarle su come vengono dette dal punto di vista anche in qualche caso della cordialità, della simpatia, dell'ironia e non in maniera violenta, insomma. Certo, la vena si chiude, sì. Però c'è modo e modo di dire le cose. Farsi squalificare da uno che si chiamava Pallonetto. Poverino, anche lui recentemente è scomparso. Ce lo ricordiamo. Beh, anche sì. Io. Elio Giuliani non è solo radio e basket, ma è anche arte. Collezionista di quadri, opere, raccolta di autografi e di cimeli di grandi personalità pesaresi. E questa è la foto di una mostra che fece nel 2012, Cimelio, un bellissimo gioco di parole da Rossini a Renata Tebaldi, Giovan Battista Passeri, Antonio Cecchi, Terenzio Miamani, Morselli, Mario Del Monaco, Pietro Mascagni, Amilcare Zanella. Ma dove trovi il tempo di andare a caccia di questi reperti? Guarda, è una grandissima passione, come lo è stato il basket, come lo è stato la radio, ovviamente. È 43 anni di radio, oggi è Radio Incontro, 33 anni di VL, sì. E da quando avevo 23 anni ho iniziato a coltivare questa mia passione che ininterrottamente sino ad oggi, sì. Che ne ho quasi 60, sono coetaneo sia di Magnifico che di Costa, 61 classe di ferro, ho continuato, ho portato avanti con grande passione, con grande ricerca. E per cui adesso si possegue in effetti una bella collezione che riguarda soprattutto il Novecento pesarese, e pesarese inteso della provincia. E sei anche presidente del Circolo della Stampa. Sì, non volevo diventarlo perché mi sembrava un impegno troppo gravoso per me. Invece sono stato a forza, simpaticamente a forza, nominato nel 2003 e ancora mi trovo. E ancora sei e ancora un presidente a vita. Beh, spero di no, insomma, a morte soprattutto. Lucio Zanca, veniamo a te. Nasce il 27 febbraio 1967 e nella tua biografia, nel tuo sito internet, racconti che ogni giorno la prima cosa che fai è ascoltare il tuo manifesto, Born to Run di Bruce Springsteen. Eh già. Ecco. Intanto lo vediamo. Infatti ci sono... Sai, quando la prima volta che l'ho ascoltato, più o meno nel 78, così, quindi ero proprio piccolino, è stata una sorta di folgorazione vera e propria. Bruce Springsteen e Bob Marley. Per Bob Marley ho pianto come un matto. Quando morì? Sì. No, ero anche molto arrabbiato con mio padre, perché nell'80, quando ho fatto il mitico concerto a San Siro, io a 13 anni volevo andare, giustamente, ho detto, forse non è il caso. No, aveva ragione, dai. Sì, però nell'85, che ero maggiorenne, ho preso la macchina con Storoni, Giacomini, Franz Giacomini e Andrea e Dido,
con la Renault 4 di Franz Giacomini, partiti il giorno prima per andare al concerto di Bruce Springsteen a Milano. Siamo arrivati che c'erano solo noi, ci abbiamo messo una vita. Siamo arrivati che nel parcheggio il giorno prima, siamo arrivati che era roba da squilibrati integrali. E non puoi fare a meno di Bruce Springsteen, cioè il mondo è diviso in due: quelli che lo amano e quelli che ne, possono fare, seguono, dai, ne possono, sì, fare, ne possono meno, fare meno. Però diciamo che sì, sono 40 e passa anni che sì, io devo sentire per forza qualcosa di Bruce Springsteen ogni giorno. Ogni giorno. E, docente, autore, manager, consulente, talent designer, human resources and soft skills specialist. Visto quanta roba, tutto in una volta. Un curriculum da rabbrividire, quasi come quello di Benelli. Ti ricordi? Sì, 37 pagine di curriculum. Sì, quello di Benelli non finisce mai. Sì, insomma, se però quando leggi tutte quelle cose lì vuol dire che stai diventando vintage. Quindi poi tutti quei ricordi che ha sciorinato lui prima, e ovviamente poi ti fanno capire che insomma il tempo è passato, le cose si evolvono e qualche cosa si fa. Senti, insomma, si combina. Nel 1987, oltre ad organizzare feste mitiche per le gioventù pesarese di quel tempo, no, insieme all'amico di Dato, abbiamo ricordato Edo Mensitieri, sì, anche. E diventasti assistente della direzione organizzativa del ROF, sì, del Rossinia per sì, i Festival. Ci ho lavorato tanti anni, fino al 94. Sì. Poi fino al 1997 allenatore professionista e dal 97 al 2009 direttore generale della Scavolini. Beh, vari ruoli, diciamo, dai. Poi la Virtus Bologna. Eh già, tutte quelle più amate le ho fatte tutte. Sì, la Sutor Montegranaro, proprio tutte, e concludi all'Olimpia Milano. Esatto, esatto. E racconti che proprio il periodo milanese, che è questo, uno dei giorni dopo aver firmato. Quello è proprio il giorno dopo. E sì, vedi cosa siamo andati a scovare. Davvero, Madonna, ragazzi. Hai detto che il periodo di Milano ha segnato la tua vita. Sì, ha segnato, perché quando è stato un percorso, tu arrivi nel posto dove praticamente volevano andarci tutti, in realtà io ho incominciato a maturare che sì, ero contento di essere lì, ma non sentivo più quella voglia di continuare quel tipo di percorso, quindi sì, ha segnato quello nel bene, perché comunque è stata una stagione molto complicata, una marea di infortuni, però abbiamo fatto la finale, che non è poco, che non la faceva dal 96, Milano, quindi non pochi giorni, e abbiamo fatto la finale. Poi dopo io avevo già incominciato a preparare quello che mi piaceva già da un po' di tempo, quindi non era una decisione. Dopo qualcuno pensa hai stravolto la vita, sì, l'ho stravolta, ma in realtà no, è stato una normale... Un percorso, diciamo. Sì. Infatti dal 2010 decidi di appendere le cosiddette scarpette al chiodo, sì, e diventi coach, ma in altri ambiti. Sì, diciamo che avevo fatto per me, per fare il manager, avevo fatto diversi percorsi di formazione, perché, sì, ecco, se c'è una cosa che ho sempre capito, ma da quando sono bambino, è che se ti vuoi occupare di qualcosa comunque devi avere delle competenze il più possibile solide. Poi non è detto che queste competenze le sai usare, quello è un altro discorso, però diciamo che bisogna comunque avere un certo tipo di competenze, e per fare al meglio possibile il mio lavoro come manager, proprio perché all'inizio è stato particolarmente difficile, sono andato a fare tante cose. Esatto, non è che le sapevano loro, ma io ogni tanto scomparivo, sì, e andavo a farmi le mie settimane di formazione, oppure mi ricordo che a un certo punto ho fatto tante volte delle puntate alla Juventus e al Milan per parlare soprattutto con l'ufficio commerciale, perché poi mi rendevo conto già in quegli anni che il problema principale comunque dello sport, in particolare dello sport secondario, ma vediamo in questi giorni che col calcio il problema è sempre quello, è il riparimento delle risorse, o comunque saper valorizzare le risorse che ti arrivano, perché anche se i soldi ti vengono dati perché sei un amico o perché te li devono dare perché lavorano con te, poi comunque per quanto sia tu devi saperle valorizzare, perché altrimenti le persone, le aziende prima o poi si possono stancare, quindi esatto, è stato un bel tour. In questo tour ti ha visto, adesso andiamo veloce, amministratore delegato e trainer di U3. Sì, una società che ho creato io. Esatto, poi ho... di alta formazione, consulenza, sì. Sì, beh, servizi adesso, di comunicazione. Quella è un'immagine veramente preistoria, quei primi giorni.
Quella addirittura è una bozza grafica. So come è finita, l'hai trovata online? L'ho trovata online, okay, esatto. Sì. Me l'ero dimenticata anch'io, penso. Poi tantissime collaborazioni, docenze al Marconi, al Della Rovere di Urbani, alla Bosch Tech, all'Università di Urbino, alla Spoiler Box, alla Fondazione It's Smart Academy, nuove tecnologie per il Made in Italy, all'Università di Bologna per progetti speciali di job placement in italiano e inglese. E tutto questo percorso finalmente lo puoi illustrare, è diventato un libro che venerdì sì. È in tutte le... Dalla settimana scorsa. Dalla settimana scorsa è in tutte le librerie d'Italia, perché è edito da Feltrinelli. Esatto. E come dicevamo prima, mica micio, micio, bau, bau. Cioè, infatti, anche questa è una cosa che ti... il giorno che lo... che l'ho toccato con mano, è una cosa che uno non può rendersi conto di che veramente... Descrivilo a chi lo volesse acquistare. Summa teologica pensiero. Qualche giorno fa, sì. Non mi ricordo dove, ma con quale situazione, però in un social mi ha scritto Giordano, il direttore di Confindustria, dove mi ha scritto, e c'è un detto orientale che dice che nella vita per essere... completo, devi fare un figlio, sì. Scrivere un libro e piantare un albero. Io le ho fatte tutte. Tutte le hai fatte. Allora sono stracompleto. No? E quindi adesso in realtà l'albero, se lo guardiamo dal punto di vista metaforico, è proprio tutto il percorso che ho iniziato proprio, che poi ha portato al libro con i ragazzi, perché ecco, se c'è una metafora che mi piace di questa cosa che mi ha detto Salvatore Giordano, è proprio il fatto dell'albero, perché... che poi era anche quell'immagine che abbiamo visto lì prima, esatto, vedi un po' come le cose si collegano, perché ecco, lavorare con le giovani generazioni, aiutarle all'ingresso nel mondo del lavoro è proprio come piantare un albero e lavorarci, coltivare questa piantina, certo, sì. E aiutarla in tutti i modi, poi è lei che cresce, tu non è che puoi crescere al posto suo, però è bella la metafora, perché tu la devi annaffiare, la devi custodire, la devi difendere quando arriva alle giornate tremende, però l'albero, no? È una bella metafora, quelle radici, cresce bello, robusto, flessibile, insomma. Vabbè, quindi adesso poi entriamo in discorsi un po' complicati. Welcome to the Jungle, che è un po', a parte la canzone... Titolo più... che meglio non ci poteva. Ricorda anche il tuo legame con la Namibia, giusto? È un libro, sì, esatto, perché questo libro è nato, come ti dicevo prima... quella è una foto. Cioè, uno non si può immaginare che cos'è trovarsi lì alle 7 sul tramonto nel deserto della Namibia... È una cosa che ti prende dentro tutto, perché è un momento incredibile, tutti i colori che cambiano, poi questo sconfinato paesaggio, e senti in lontananza magari un ruggito di leone, cioè non senti niente, poi improvvisamente senti delle robe assurde. Sì, sì, sì. Ho fatto due viaggi in Namibia, adesso volevo fare il terzo in questo periodo, ma purtroppo si è bloccato tutto, con Gianluca Massalini, che fra l'altro è di Pesaro e vive là, e si occupa proprio di organizzare questo tipo di esperienze, quindi andare là e studiare le abitudini dei boscimani, perché i boscimani sono una popolazione molto studiata per le loro dinamiche sociali, come risolvono i problemi, le liti, queste cose qua. E poi gli animali, tutti gli animali del wild, proprio perché hanno a che fare con una realtà estremamente difficile, però allo stesso tempo hanno delle abilità particolari che riescono a sfruttare tutte le risorse che hanno. E in più sono poco stressati. Uno dice, quella è una cosa che mi ha colpito, assurda. Cioè, questi animali che vivono nel pericolo costante, finché non c'è il pericolo. Sì, 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 come se non... Poi quando arriva il pericolo, adesso risolviamo. Cioè, che sembra, dice, ma come lo fanno? Cioè, vivono in un ambiente assurdo. E da lì si studiano queste cose, perché soprattutto sulle competenze trasversali, che sono le abilità personali, sul team working, la pazienza, il problem solving, vengono fuori delle intuizioni molto belle. Io ho un sacco di appunti, negli anni li ho strutturati, e poi dopo, avendo iniziato a lavorare con i giovani, le idee si sono un po' intrecciate. Però il succo è che... perché mi occupo di sviluppo di carriera, chiamiamo così? Perché c'è stato un passaggio forse ancora più importante. Tu prima hai citato del coaching, no? Che è stata una parentesi di un paio d'anni. In quel periodo lì, coaching aziendale principalmente, cosa succedeva? Che tutti, cioè una roba incredibile, cioè dopo due giorni
come hai fatto a cambiare vita? Tutti. Come hai fatto? Allora mi sono posto la domanda di come ho fatto, mica non è che a volte le fai le cose, ma non come è... Come hai fatto? Come ho fatto? E ho scoperto che avevo usato comunque una mia strategia, un mio metodo, un modo di ragionare, di fare ipotesi, perché non è che potevo... Cioè, io ho fatto una bella vita, una bella carriera, ho guadagnato bene, senza ombra di dubbio, quindi è un vantaggio, ma non potevo permettermi di sbagliare. E quando tu decidi di cambiare le cose, non è che puoi sbagliare, devi star lì con la testa. E quindi ho fatto delle cose. E poi da quella cosa lì è venuta fuori una struttura... che adesso infatti da una parte è quello che utilizzo quando vengono da me aziende o singole persone che vogliono o consolidare la carriera o in qualche modo rivederla o svilupparla, e dall'altra parte è diventato, con le opportune modifiche, delle linee guida proprio per progettare la propria carriera, perché qualsiasi tipo di percorso si deve progettare. Certo. Quello che dipende da te, perché poi sono tutti i fattori che non dipendono da te, e quindi qui è diventato una guida, nel vero senso della parola, per i giovani, ma non solo, che piace tantissimo, ed è quello che faccio in Università di Bologna da 7 anni, tutto qui dentro. Tutto lì dentro, quindi chi volesse acquistare il Welcome to the Jungle di Lucio Zanca, le 3 librerie di Pesaro sono a disposizione, sicuramente anche in tutte quelle della provincia e della regione, dove Rossini TV è chiaramente visibile. Elio, tu hai mai pensato di cambiare vita o... Con il pensiero assolutamente sì, ma devo anche dire che, contrariamente ad altre persone, come Lucio che con l'ascensore è andato verso il nord, non dico che Bologna e Milano siano meglio di Pesaro, perché la VL rimane la VL da numero uno, battute a parte, ovviamente ho fatto una scelta di vita e ho deciso di restare sempre, solo ed esclusivamente in questa città che è la più bella del mondo. È la più bella del mondo, però lo confermiamo. E posso, se posso approfittare, però con la fantasia molti viaggi, perché è qui lo svelo, non credo Lucio lo sappia, che oltre a collezionare da giovanissimo opere d'arte di artisti peseresi, io colleziono sculture africane. Questo lo sapevo. Questa è la novità. Quindi dai boscimani dobbiamo veramente imparare. Facciamo una serata africana. Sculture africane riferite soprattutto alla maternità e alla fertilità. Che è una cosa... Un altro retroscena di Elio Giuliani. Questa non sapevo. E veniamo all'attualità, perché il tempo chiaramente è tiranno. No, è finito proprio, eh? È finito. Beh, ancora no, abbiamo. Dobbiamo parlare di tantissimi argomenti. Il primo... è tutto per te. Immaginate. Partiamo dalla querelle giurisprudenziale con la Fortitudo. La Corte Sportiva d'Appello ha rigettato il ricorso, posso dirlo? Dei piccioni? Hai detto tu. L'ho detto io. È troppo da tifoso, lo so, però ragazzi lasciatemelo passare dopo 23 puntate. Sei il padrone di casa, puoi fare quello che vuoi. E la Fortitudo non ci sta, rifarà ricorso addirittura al Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI. Una never ending story, come direbbe Limal nella canzone del 1984, te la ricordi anche quella, eh? Guarda, da quello che ho capito una cosa è certa, che lo 020 ormai è indiscutibilmente nel cassetto, per cui archiviato, per cui eventualmente si parlerà di sanzioni o squalifiche, ma non voglio neanche minimamente pensare a questo. E anche in questa occasione, permettimi, vorrei mantenere la linea della società, praticamente... vogliamo bassi, anche se i 2 gradi di giudizio ci hanno dato ragione, vogliamo stare tranquilli e commentare il meno possibile queste cose che indiscutibilmente ci hanno fatto male, però. Va bene, intanto prego la regia di mandare in onda gli highlight della partita di Trieste. E Lucio, vorrei partire dalle parole di Walter Magnifico, il quale a fine partita ha rilanciato delle belle dichiarazioni, non riesce a... capire perché non ritroviamo più quella compattezza e quell'unità che avevamo fino alla Coppa Italia. Walter dice: un calo poteva essere tollerabile nel corso di una stagione, tutti hanno un momento di flessione, ma non riuscire assolutamente a tornare sulla rotta è un qualcosa che dispiace. Tu, Lucio, sei un esperto in questo. Tra l'altro, Magnifico sottolinea come questi ragazzi parlano troppo poco fra loro durante la partita. Può essere dipeso dal fatto che fuori dal campo non riescono a vedersi perché causa Covid, non riescono a organizzare cene, riunirsi, ritrovarsi tra di loro a causa dei protocolli. Quindi si allenano e ognuno va a casa sua. Può essere, secondo te, una... No, non può essere, è sicuro, è diverso.
È sicuro perché non è una cosa che è nelle attività di squadra sportiva, è dappertutto. Pensiamo solo a Google che fino a 2 o 3 settimane fa, un mese fa, aveva annunciato che avrebbe continuato a smart working per la vita, dopo 3 settimane ha detto no, tutti dentro. Cioè, non è gli ultimi arrivati, esatto. In termini di, sì, l'ho seguito anch'io, ecco, quindi sono compiaciuto. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che questa situazione è completamente nuova, sta mettendo alla prova anche la capacità di relazione, sì, delle persone, e purtroppo le persone non sono tutte uguali. Io non credo che non sia questo di essere giusti o sbagliati, è che purtroppo è una cosa nuova e come tutte le cose nuove non sai mai cosa può succedere, non sai, no? Sì. E quindi vivere delle situazioni completamente fuori dalla norma portano delle dinamiche a volte strane. Poi, come sempre, c'è sempre una medicina che è quella di vincere le partite. Basta una volta, magari adesso li vedi così, vincono una partita e magari ne perdi 3, 4, 5, 6, appunto, non hai parlato, sì, è un altro modo di affrontarle bene, diventa un problema. Elio, torniamo alla partita di Trieste. Un ottimo secondo quarto, un Robinson stellare, una super difesa e poi di nuovo per gli altri 3 quarti la VL post Coppa Italia. Vogliamo aggrapparci alle assenze di De Delfino e Kane, che comunque venivano compensate dai triestini a cui mancavano Fernandez e Grazulis. Senti, per me la VL, anche e soprattutto nello sconfitte, è sempre la migliore, quindi mi rimane difficile dare un giudizio in questo senso, anche perché io, non tanto nei 34 anni di VL, ma addirittura da quando sono bambino e sono giovane cronista, ero giovane cronista, non mi sono mai permesso, e tutti sono testimoni, di dare un giudizio tecnico, perché io non sono all'altezza di dare un giudizio tecnico, pur vedendo la palla a canestro da decenni e decenni, non so quante migliaia di partite abbia visto, e non solo quelle ovviamente, puoi immaginare in televisione, ma il Loreto, la Delfino, la Falco, tutte, io le ho viste praticamente, ma non mi sono mai permesso di dare un giudizio tecnico. Quello che dico e che ritengo è che un momento di flessione è fisiologico nell'arco di una stagione. Sì, forse questo è un po' troppo lungo, sicuramente la pausa per noi della VL è particolarmente lunga, perché alle finali di Coppa Italia nazionale, certo, abbiamo dovuto aggiungere il Roma, turno contro Roma, l'assenza del coach, devo anche dire e sottolineare però che, sì, il lavoro in palestra di Calbini e Pentucci è stato, e di tutti gli altri, è stato assolutamente straordinario, certo, poi per motivi anagrafici e tutto il resto, l'esperienza del coach aiuta da questo punto di vista qui. Cosa ti devo dire su Trieste, Lucio, come si giustifica un primo quarto così, un intanto, recupero così? Intanto poi? Marco, è difficile fare, mancano due, tolgo due, perché bisogna vedere il peso, non tanto il peso in questo caso qua, il tecnico di punti o quello o quell'altro. Io penso che Marcos D'Elia della carriera, qualcosa vorrà dire, certo, hai ragione. Certo. Certo. Però sì, c'è anche da dire che Delfino pesa molto, secondo me. Delfino non è una questione di come gioca, però guardate che queste squadre così vuol dire moltissimo. Potrebbe anche non giocare 2 minuti, 3 minuti, ma non sono assenze che in un equilibrio del genere io penso che pesino poco, come hai detto giustamente, anche quella del coach, sono i due più esperti, sì, con tutto il rispetto per tutto, no? Sì. Poi vabbè, sono Walter e Ario, per carità, ma non, sono ruoli differenti, no? Quindi l'allenatore e il giocatore di più esperienza in assoluto mancano, insomma, non è una cosa... In più il lungo titolare, quindi... Vabbè, però voglio dirti, sì, dopo sì, però ecco... Non è per giustificare, però insomma non è semplice. Senti Lucio, visto che un giudizio tecnico tu ce lo puoi dare, Simone Zanotti, lo sponsorizziamo, siccome è in escalation positiva, lo sponsorizziamo per il preliminare olimpico a Belgrado con Sacchetti o no? Guarda, noi l'abbiamo detto quando abbiamo intervistato Sacchetti qui. Mi è capitato di parlare di questa cosa di Zanotti con altre persone in giro per l'Italia che appunto mi chiedono, io sinceramente non è che seguo proprio con una lucidità notevole, però è il classico giocatore che ecco, è maturato tardi, o comunque ha avuto un percorso come molti lunghi che così particolare,
però adesso mi sembra un giocatore consistente, a parte che è altissimo, a parte che tira da tre, cioè voglio dire, l'ultimo giocatore che ho visto così, gli ultimi due poi in realtà, così veramente, sono Polonara e nella mia memoria è Galanda, cioè non è un giocatore normale. Beh, cioè, se lui, sì. No, con le dovute proporzioni, esatto. Per carità, non voglio mica, chissà, magari ancora qualche annetto ce l'ha, che può se continua a lavorare così, perché quello è sempre la seconda cosa, se continua a essere consapevole che si cresce lavorando come i matti e comincia adesso, perché poi anche lì la motivazione uno quando la prende, ottiene un po' di risultati, se il resto tutte chiacchiere. Non è che puoi dire, che bello, voglio diventare forte. No, tu diventi forte quando ottieni qualcosa. Io penso che questa sua, aver toccato con mano, che può fare dei progressi significativi, gli abbia dato una bella spinta. Esatto. Insomma, adesso non può fingere con se stesso, deve provarci in tutti i modi. Elio, hai tirato un sospiro di sollievo quando Cantù ha perso domenica scorsa? Assolutamente, ci ha dato una... Assolutamente. Sì. Purtroppo sono anni che dobbiamo guardare più i risultati altrui che i nostri, ripetisco e sottolineo purtroppo perché non è molto sportivo questo, e soprattutto non è sportivo nei confronti di una società con noi gemellata, tifosi gemellati, è una delle colonne portanti della pallacanestro italiana. Noi vorremmo gufare per nessuno, devo dire la verità. Però del resto se siamo costretti ben venga anche questo, però non va bene, insomma sarebbe meglio salvarsi con le sì, proprie forze. Tra l'altro domenica c'è Fortitudo Cantù, quindi. Sì, e anche devo dire Marco, da questo punto di vista qualcuno non sì. Se lo vuole far sentire, ma indiscutibilmente il calendario del girone di ritorno nostro è stato assolutamente incredibile dal punto di vista della difficoltà, con tutte le squadre favorite dell'alta classifica in casa, che con si sono tutte riprese le altre tutte, fuori, sì, esatto. Cioè ci sono una serie di circostanze che ci portano anche a questa situazione. Ecco, tra l'altro mi servi l'assist, domenica a mezzogiorno, lo ricordiamo, ore 12, e arriva niente po' di meno che Milano, reduce martedì sera da un'impresa storica, oserei dire. Hai visto la partita, Lucio? Non so, lo chiedo Bamberg. A lui. Ieri sera no. Ok. Una martedì partita sera. Assolutamente straordinaria, sì. Una vittoria assolutamente straordinaria con questo tap-in all'ultimo secondo. Questa sera c'è gara 2, vediamo un pochino, anzi è in contemporanea, sì. Mentre andiamo in onda in contemporanea la partita, vediamo come va. Ovviamente non credo a chi dice Milano arriverà a Pesaro stanca, distrutta, psicologicamente provata, già concentrata su Monaco, non ci credo neanche. Hanno abbastanza giocatori. Hanno abbastanza quintetti da mettere in campo. Sì. Senti, telegrafico, visto che l'hai citato, la Superlega di calcio in una giornata tanto tuonò che piove, si squagliò sotto l'acqua. Perché, come l'avresti vista? Per fortuna, io dico. Per fortuna. Anche se è vero che certe istituzioni andrebbero molto... Adeguati ai tempi sì. E sicuramente le federazioni in generale devono crescere tantissimo da questo punto di vista, sono forse quelli un po' più incrostati, però come ero assolutamente critico per la nascita dell'Eurolega, è stato uno dei motivi veri per cui Scavolini ha deciso di lasciare, perché poi dopo non si può dire tutto, ma lì abbiamo fatto 2 anni di battaglie forti. È stato la nascita dell'Eurolega per il campionato italiano, è stata la morte certa. E si è visto. Anche perché vediamo adesso. Io voglio vedere la Virtus Bologna quanto dura Zanetti se non gli danno una wild card. Si stufa, ma è normale. Almeno ci vuole provare, vuole avere la possibilità di portare il suo marchio. Stesso discorso Beretta. Sì. Per carità, la Champions League, quello che vuoi, ma se Beretta, che può permetterselo, magari decidesse, si innamora e vuole spendere 10 milioni per che cosa? Per poi forse qualcuno, forse un giorno ti fa partecipare. Ma è una roba che non esiste in Europa. Poi se vogliamo fare l'NBA, benissimo. Come qualcuno gli ha detto, fai l'NBA ma non giochi il campionato italiano. Perché l'NBA non è che vuole giocare la CBA. Cioè, o l'NCAA. Gioca l'NBA, punto. Giusto? Giusto, giusto. Allora, per carità, io sarei d'accordo per un sì. NBA. Però, sai, è facile volere, non voglio usare la solita frase, volere tutto...
a discapito anche degli altri, perché poi tu, se vai a giocare, fai quella cosa lì e continui nel campionato italiano, tu comunque usufruisci dell'humus dei tifosi italiani per anche le cose tue in Europa, perché l'Eurolega, se non avesse le squadre, il Milano che gioca nel campionato italiano o le squadre che giocano nei campionati nazionali, morirebbe di sicuro, perché chi guarderebbe un campionato europeo tipo NBA solo... Ma c'è l'NBA, che fai? Ma certo. Ma quindi questa ha valore proprio perché è così. Sì. E allora devi dare la possibilità a tutti di partecipare, quelli che se lo meritano, con dei parametri, palazzetto, tutto quello che vuoi. Io acquisisco, non ho i parametri, sto indietro. Non che non posso proprio. Cioè, per me è una cosa, per me, che vivo anche di un po' di emozioni, mi sembra una cosa importante. Poi, se vuol fare la battaglia per migliorare le istituzioni, bisogna farlo, perché molte cose pubbliche, chiamiamole così, sappiamo che vanno migliorate, ma non solo in Italia, è tutto il mondo. Sembra che comunque siano scappati fuori adesso magicamente dall'UEFA 7 miliardi per ripagare debiti vari, quindi ovvio, vedremo nei prossimi giorni cosa succede. È normale. Sì. Non andate via, anzi, prepariamoci a vivere lo spazio vintage, ci collegheremo con Verona fra poco con il grande Alessandro Boni. A fra poco. Riparte insieme a Canestro dopo l'interruzione pubblicitaria. Come annunciato, abbiamo in collegamento da Verona via Zoom Alessandro Boni, a cui tributerei un applauso. Troppo buoni. Grazie mille Alessandro per aver accettato il nostro invito a partecipare a Insieme a Canestro. Prima di darti grazie la parola, come al solito, una breve biografia per presentarti a chi non ha vissuto quegli anni, ma anche a rinfrescare la memoria a chi invece esultava continuamente in quegli anni, grazie anche alle tue gesta, e non si perdeva nemmeno una partita della Scavolini. Alessandro è fiorentino, nasce il 12 marzo 1964, appunto nella città di Michelangelo. Nell'81-82 era nel nostro roster, ma era uno juniores, e se non sbaglio il tuo allenatore era Giorgio Secondini, che abbiamo avuto ospite qui la scorsa settimana. Assolutamente. Com'è che sei venuto così giovane a Pesaro, da Firenze? Allora, chi ti è successo ha portato? Che... Come? Chi ti ha portato a Pesaro? Ma allora, erano un paio d'anni che giravo per l'Italia andando a fare provini, sono stato a Varese, sono stato a Bologna, sono stato un po' dappertutto. Poi si fece avanti Vito Amato e riuscì a captare, diciamo, la nostra attenzione in maniera particolare. E quindi nell'estate dell'81, dopo gli europei con... Europei cadetti a Salonicco, feci il salto e arrivai a Pesaro. La tua prima vera partita fu nella stagione successiva, quando eri il cambio di Zeliko Jerkov, anche lui ospite qui qualche settimana fa. Nei quarti di finale contro la Berloni Torino in gara 3, fosti talmente decisivo che il giorno dopo addirittura la Gazzetta ti dedicò il titolo sul giornale. Te lo ricordi? Me lo ricordo talmente bene che mi sono fatto dare dalla Rai il video, perché quello lì credo sia rimasto nei miei pensieri per fino ad oggi, insomma, ecco, perché è stata per me una grandissima soddisfazione. Però effettivamente fu una partita che per un diciottenne, insomma, non era proprio così scontata. Ecco. Tra l'altro un anno speciale quello, perché da giovanissimo ti portasti a casa anche la Coppa delle Coppe. Sì, anche se, diciamo, da panchinaro, però la soddisfazione fu notevole. Ecco, nel palmarès resta. Io da...
Dopo una stagione a Venezia, ben 5 campionati a Fabriano. E prima di tornare a Pesaro nella stagione 89-90 da protagonista, chiaramente, quando un ritorno che coincise con il primo scudetto, Alessandro. Sì, beh, lì avevo fatto la mia esperienza e diciamo che Walter Scavolini tutte le volte che mi vede mi dice: io con te ho fatto il più grosso investimento della mia storia, perché effettivamente fu un po' particolare la cosa, perché io fui ceduto a Fabriano per una cifra che all'epoca si aggirava intorno ai 300 milioni e poi invece Scavolini riacquistò il mio cartellino l'anno in cui arrivai a Pesaro per circa 3 miliardi. Per cui non fu così contento Walter, diciamo, di questa cosa, però credo di aver dato tutto quanto fosse nelle mie capacità per il periodo in cui sono rimasto a Pesaro, e poi le soddisfazioni ce le siamo tolte. La plusvalenza che ha realizzato Fabriano farebbe invidia a tantissime società di calcio, in primis allo Tito, che è il mago delle plusvalenze. Questa non la sapevamo, sì, Alessandro. Erano tempi particolari, mettiamola così, insomma. Senti, nel 92 vinci anche la Coppa Italia in una Scavolini allenata da Alberto Bucci. Quindi tu hai avuto tre grandissimi allenatori, Scansi, Scariolo e Alberto Bucci. Ci dai il tuo ricordo di questi tre mostri sacri, diciamo? Beh, per quello che riguarda Piero Scansi, rimarrà sempre per me l'allenatore che mi ha lanciato e che ha avuto il coraggio, proprio vista l'età giovane, di lanciarmi in campo e di darmi fiducia, di farmi crescere molto, perché all'epoca avevo appunto di fianco dei grandissimi giocatori tipo Chiscio, che insomma certamente non ha bisogno di presentazioni, ma anche con un contesto di squadra veramente importante. Però avendo io 18 anni, certamente non era da tutti, insomma, ecco, avere la fiducia che ha riposto in me. Sergio, anche lui, quando mi volle a Pesaro, l'anno in cui poi anche abbiamo vinto il secondo scudetto, sinceramente gli devo moltissimo, proprio perché mi ha voluto a Pesaro, abbiamo vinto lo scudetto, abbiamo fatto McDonald's Open, abbiamo fatto fino in Coppa Campione, insomma. E quegli anni lì penso che a Pesaro se li ricordino un po' tutti, ecco. Quindi niente da dire, se non che poi la strada che anche ha fatto dimostra che è un grandissimo allenatore, e che lo era ancora sin dagli inizi, quando lui ha cominciato appunto con l'esperienza come capo allenatore. Alberto è stata una persona chiave, nel senso che sicuramente dal punto di vista umano è forse quello che riusciva a dare di più alla squadra, e quindi aveva un rapporto con noi giocatori molto particolare, perché sapeva cogliere gli aspetti personali più profondi e sapeva darti la motivazione forse valida per poter fare il tuo massimo. Dopo la parentesi di Pesaro, le vittorie di Alessandro non terminano, anzi vai alla Scaligera Verona, città dove attualmente poi hai deciso di restare, e vince una Supercoppa italiana nel 96 e la famosissima Coppa Korać del 98 nella Tana del Leone a Belgrado contro la Stella Rossa. Un ricordo anche quello indelebile, immagino, con i liberi fondamentali, no? Sì, poi in una bolgia, in un palazzetto di 7.000 persone che erano scatenate, dopo aver perso l'andata di 7 punti, e quindi nessuno ci dava, diciamo, per favoriti. Noi abbiamo avuto la forza e la capacità di ribaltare il risultato e di portare a Verona una coppa che nessuno si sarebbe mai immaginato, insomma, ecco. Senti, del tuo periodo pesarese sei ancora in contatto con qualcuno? Vedo molte foto con Zampolini, ad esempio. Beh,
a parte che abbiamo un gruppo dove ci sentiamo abbastanza spesso e quindi siamo in contatto un po' con tutti. Però ogni tanto ho sempre piacere, quando è possibile, di tornare a Pesaro a fare un giro e ritrovare vecchi amici. Un tuo giudizio sulla stagione attuale della Carpegna Prosciutto, per concludere. Allora, diciamo che non ho seguito molto da vicino, però devo dire che la cosa che mi ha un po' sorpreso è che sicuramente hanno fatto dei grandissimi exploit con delle squadre anche di primo ordine, andando a vincere anche squadre veramente importanti, e magari gli sono mancati alcuni risultati con squadre, diciamo, non di secondo livello, perché non è corretto come termine, ma sicuramente che potevano essere alla loro portata, senza dubbio. Credo che i 20 punti attuali siano un po' stretti per quello che hanno dimostrato in campo e per quello che Repescia ha saputo dare alla squadra, però d'altra parte, insomma, anche il periodo è un po' particolare per tutti, quindi credo che, se non altro, rispetto anche all'anno scorso, siano arrivati in fondo anche con un po' più di tranquillità. Alessandro, ti ringraziamo tantissimo di questo tuo preziosissimo contributo ed intervento. Speriamo che anche i tifosi abbiano avuto il piacere di ricordarti e di rivederti, nella speranza e nella certezza di incontrarti di persona qui a Pesaro quando verrai, speriamo prima possibile. Sarà. Vuoi fare un saluto a tutti i tifosi me. Di Pesaro? Grazie, un saluto a tutti e in bocca al lupo ancora per i finali di stagione. Grazie Alessandro. Grazie a voi. Siamo arrivati anche oggi al termine della trasmissione. Ricordo ancora una volta la possibilità di sottoscrivere la VL Card. Ricordo il numero di WhatsApp per i vostri messaggi: 346-367-3780. L'appuntamento è a giovedì 29 aprile con la penultima puntata di Insieme a Canestro. Se vi siete persi la puntata di questa sera, la potete rivedere domani alle 15:20, sabato alle 10:40, 16:45, 23, la domenica alle 10, quindi poco prima di assistere alla diretta contro la Armani, e alle 15. Ovviamente è sempre disponibile sulla nostra pagina Facebook, sul sito internet e sul canale YouTube. Non mi resta che salutarvi e lascio la platea ad Elio e a Lucio per il commiato finale. Semplicemente per ringraziare tutti voi di Rossini TV per l'invito e con l'auspicio rivolto a tutti i tifosi di vederci quanto prima alla Vitri Frigo Arena. Non credo per quest'anno, sarà per la prossima stagione. Anche perché hanno detto che dal 1 giugno se ne riparla per i palazzetti, no? Per noi è troppo tardi. Per noi è troppo tardi, esatto. Giusto se arriviamo in finale. Beh, ci proveremo. Solo per questo. Sì. Lucio, l'invito a acquistare il suo manuale, il suo libro. Grazie Marco dell'invito, sono divertito ad ascoltare storie. Sarebbe carino fare una puntata solo di bloopers, di stranezze dietro le quinte. Non basta una quando puntata. Hai detto 3-4 nomi mi sono venute le cose in mente. Veramente. Vabbè, comunque, in bocca al lupo per queste partite che rimangono, perché è importante finire comunque belli tranquilli. In bellezza. Un grande saluto a tutti i tifosi, a tutte le tifose, e ci vediamo la prossima settimana.